Oggi faremo i panuzzi. Che cos'è un panuzzo? Il panuzzo è una sorta di pan pizza che possiamo farcire con tutto ciò che il buon Dio ha creato. Andiamo a vedere come si fa. Allora, per il nostro impasto utilizzeremo 1 chilo di farina, di cui 800 grammi farine tipo 0 e 200 grammi di farine tipo 1. Vi lascio comunque le schede tecniche e i link dove acquistarle nella descrizione del video. 25 grammi di sale, 1 grammo circa di lievito fresco di birra e 800 ml di acqua fresca. Quindi faremo un impasto all'80% di idratazione. Ok, come prima cosa vado ad introdurre la farina all'interno dell'impastatrice. Spero di riuscirci perché sto con una mano sola. Ecco, adesso vado a mettere la tipo 1, che servirà non solo ad attribuire più gusto ai nostri panuzzi, ma anche a facilitare poi l'assorbimento dell'acqua, perché comunque è un impasto abbastanza idratato. Dopodiché vado a sbriciolare il lievito all'interno della farina e lascio mischiare tutto quanto in prima velocità. Quindi farina e lievito. Bene, possiamo iniziare ad inserire una prima parte di acqua. Ok, mi resta quest'ultima parte di acqua e devo introdurla molto lentamente all'interno. Vedete, proprio a filo, poco a poco. Bene, possiamo introdurre il sale. Ecco qua i nostri 25 grammi. Vedete, nonostante l'impasto si sia del tutto staccato, no, dalle pareti, rimane comunque un poco attaccaticcio alla base della vasca, proprio perché è veramente tanto tanto idratato. Infatti, per voi a casa, per chi utilizza magari la planetaria oppure per chi intende fare l'impasto a mano, vi consiglio di abbassare l'idratazione al 70%. Vengono comunque buonissime, non vi preoccupate. Bene, l'impasto è praticamente pronto. Come vedete, non appiccica più alle pareti della vasca, per cui possiamo estrarlo dall'impastatrice. Bellina, ecco fatto. Bene, ecco il nostro impasto. Per aiutarmi nella chiusura vado ad ungermi un po' le mani con dell'olio, in questo modo. Ecco qua, una bella lavata. E andiamo a chiuderlo. Ecco fatto. Così si può lavorare. Adesso lo vado a riporre all'interno di un contenitore di plastica. Ecco qua. E lo lascio per un'oretta a temperatura ambiente. A dopo. Benissimo, è trascorsa circa un'oretta. Adesso andiamo a riporre l'impasto in frigo. Yam, yam. Come avrete capito, stavano gli yogurt in offerta. Adesso mettiamo l'impasto in frigo e lo lasciamo a maturare per 24 ore. Ciao bello! Bene, sono trascorse 24 ore, prendiamo l'impasto dal frigo. Ecco, l'impasto si presenta così. Come vedete, questa volta non ho utilizzato un panno umido per non far seccare l'impasto in frigo, ma ho preferito mettere un pochino di olio, semplicemente perché avevo i panni a lavare, tutto qua. Comunque, adesso andiamo a stagliarlo. Ho fatto 7 panetti del peso di circa 250 grammi ciascuno e come avrete notato sto facendo subito lo staglio. Tendenzialmente, almeno quando preparo le pizze, faccio sempre trascorrere un'oretta o due. In questo caso invece voglio lavorare l'impasto da freddo perché essendo molto idratato la bassa temperatura mi semplifica un po' il lavoro. Benissimo, abbiamo completato lo staglio, adesso le lascio a riposare a temperatura ambiente per 3-4 ore. Con le temperature attuali. Detto questo, come vedete, ho posizionato i panetti vicini tra loro, nonostante vi fosse dello spazio all'interno della cassetta. Questo perché? Perché soprattutto negli impasti molto idratati, i panetti tendono per forza di cose a rilassarsi. Quindi, avendo il sostegno dell'amico panetto a fianco, rimangono più o meno, diciamo, al loro posto senza rilassarsi troppo. Ok? A dopo. Ok, sono trascorse 4 ore, questo è il nostro impasto. Iniziamo a fare il primo panuzzo. Ecco qui. Voilà. Dobbiamo schiacciare ovunque in questo caso, non ci interessa avere un cornicione, ovviamente. Ecco qua, così. E cerchiamo di stenderlo in lunghezza.
Non dobbiamo avere la forma tonda della pizza. Ecco qui, in questo modo. Raggiunta questa dimensione, siamo pronti ad infornare. Andiamo in forno, dove Onnaenza cuocerà questa squisitezza. Ecco fatto. Non abbiamo la fiamma al massimo perché la cottura non deve essere particolarmente violenta. Mi hanno fatto diventare maestra fornaia. Oh, nice. Per queste preparazioni è particolarmente utile il pizza party, perché appunto ci consente di poter far sviluppare, diciamo, il panuzzo in altezza. Sì, guarda, guarda. Non essendoci le resistenze sopra. Voilà, ops. Eccolo là, come si è gonfiato tutto. Mamma Eccolo mia. Qua, il panuzzo, signori. Benvenuto in famiglia. Adesso lo farciamo. Ok, adesso andiamo a farcire il nostro panuzzo. Lo tagliamo. Cavolo, che fumo! Eh sì, guarda qua. Mamma mia! Quanto fumo! Bellissimo, ma tu hai visto che alveoli? Eh sì. Bellissimo. Allora, mettiamo un poco di erbette, tra cui anche della rucoletta alla base. Ecco fatto. Così. Un bel mix di insalata. Sì, è una misticanza di robe salutari. Che ci sta, è molto fresco, molto estivo. Poi pomodorini gialli e rossi. I pomodorini gialli sono quelli dell'orto di Lucullo, mitico Lucullo, direttamente dall'Italia. Ecco fatto. E terminiamo con dei bocconcini di mozzarella. Chiudiamo. Signori, guardiamo un po'. Ecco a voi la meraviglia. Wow! E voilà! La meraviglia! Mamma mia! Signori, questa qua è una versione un pochino più healthy food, cioè un pochino più salutare. Proprio da spiaggia, vi portate una roba del genere a mare. Fate schiatta tutto quanto. Esatto, fate la vostra porca figura e... No, è buono, veramente, genuino, salutare. È bello da vedere. E buon appetito. Allora, Onnaenza, come al solito, vi immolate voi. Sì. Okay. Vedete il mio sorriso? Vedete la mia faccia? Questa è la faccia della felicità. Yeah, questo qua è pure dietetico. Infatti. Ok, vado. Vai. È delizioso, morbidissimo, cioè, mamma mia, spettacolare. Tra l'altro pensavo che, cioè, questo è proprio il classico panino all'italiana che vorresti ti proponessero all'estero. Lo so, infatti. Ok, adesso facciamo un panuzzo però con un'altra tecnica. Cercheremo di ottenere un prodotto un pochino più croccante, di modo che possa piacere a tutti. Vogliamo accontentarvi tutti, ragazzi. La stesura è come quella di prima, andiamo sempre in altezza. Eccoci qua, abbiamo questa forma e siamo pronti ad infornarlo. Ok, lo tiriamo sulla pala, gli diamo questa forma così allungata e lo andiamo ad infornare. Guardate qua, una meraviglia. Per ottenere l'effetto croccante abbiamo abbassato un pochino la fiamma in modo da rallentare la cottura. Questo andrà sì ad asciugare il prodotto, ma non eccessivamente, perché comunque abbiamo fatto un impasto abbastanza idratato. Vedete mano a mano come gonfia? Eccolo che cresce sempre di più. Allora, andiamo a sfornare il panuzzo. Come vedete è ancora crudo, ma è di proposito perché adesso lo andremo a farcire e poi lo andremo a reintrodurre all'interno del forno. Andiamo. Benissimo, andiamo a tagliare il panuzzo. Attenzione, un Vicenza! A me ho sviluppato una sensibilità al calore impressionante. Senti niente.
tenite callo, coppa in mano. Eccolo qua. Adesso facciamo una base di scamorza affumicata. La mettiamo un po' su tutto il panuzzo, senza esagerare perché si deve comunque sciogliere in forno. La mettiamo qua, poi ci mettiamo un poco di salsiccia, giusto un pochino, dei peperoni, ecco qua. Ok. Io direi mettetecela pure l'altra scamorza sopra, è peccato. Avete ragione, ci mettiamo un altro poco di scamorzina qua sopra. Manchi cane fosse troppo leggero, giustamente. Eh no, infatti. Andiamo ad infornare. Ecco fatto. Siccome la fiamma non è troppo alta, la scamorza che c'è all'interno avrà il tempo di sciogliersi. Gli altri ingredienti invece sono precotti, quindi devono solamente riscaldarsi un po'. Ok, siamo pronti a sfornarlo. Olè, eccolo qua. Che bello. Vedete come si è sciolta tutta quanta la scamorza, bella? Andiamoci a mettere due patate dentro. Ecco qua. Inutile dire che con questo state bene una settimana, forse più. Sentite com'è croccante? Adesso vado a tagliare. E voilà. Ma che meraviglia, ma che meraviglia, eh! Signori, questa volta voglio iniziare io con l'assaggio. Ma prego. È croccante fuori, però è morbido dentro. E col fatto che è molto idratato, non si è asciugato del tutto. Ed è una consistenza meravigliosa. Ah, si sente bene il crunch. Buona? Ah, salute vostra. Ero di là a montare il video e mi sono accorto di non aver girato il finale di questo video. Per cui ciao a tutti e seguitemi su Instagram se volete, troverete il link in descrizione. Condividete, lasciate like, tutto quanto. Ciao! E buon panuozzo! Vi vogliamo bene!